Mi hanno rinchiuso in una in una galera? No, ragazzi, non in una galera. Entriamo sul computer. Finally, after all these years, I'm about to find out what makes the Krabby Patty taste so good. Ah, porca puttana! Oh, è uno spasmo gigante! Signori, benvenuti in questo nuovo episodio della Horror Night. Dopo una marea di puntate sul nostro meraviglioso Sonic e sui fratelli Mario e Luigi, siamo tornati con un nuovissimo titolo. Ci mette 6 ore. Beh, dai, è crescente come i 100.000 iscritti che raggiungeremo entro fine anno. Quindi, caro, iscriviti e fai come questa barra verde. Contribuisci anche tu alla crescita della Empire Family. Ti voglio tra di noi, mi raccomando, confido nel tuo supporto e ti ricordo anche che le iscrizioni sono gratuite e magari tra un mese puoi anche toglierle se non ti piace questo canale. Detto questo, direi che possiamo partire. The True Ingredients versione 1.1.exe. Una scimmia con un mouse al posto del naso. Il vero ingrediente, o meglio i veri ingredienti, perché SpongeBob fa i panini, vi ricordo. Siete pronti, signor capitano? Dite mica parte così, perché ri. Parte davvero così! Siamo pronti, signor capitano! Oh! Lo sapevo che parte. Ok, ragazzi, molto attendibile come intro. Era un normale giorno nella città di SpongeBob. Avevi fame e sei andato a cercare un Krabby Patty. Quindi hai deciso di andare al... Ok, va bene, andiamo a incontrare... Questo è Squiddy? Da quando Squiddy si è tagliato i capelli, ragazzi? Oh mio... un pesce? Cioè, ragazzi... caro, calmati. Sono semplicemente venuto di fianco a te. Cioè, non volevo fare... Perdonami, scusami. Vabbè, esploriamo un po' in giro, vediamo cosa c'è prima di rivolgerci immediatamente al capo di questo... Ma no... Ciao, Polipo. È un piacere vederti. Premi E per interagire. Benvenuto al Krusty Krab. Che cosa posso darti? Scusate un attimo, non erano Krabby Patty? Cos'è uno Human Patty? Allora, dato che a me piace il numero 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, questa è solo ingegneria. Quindi, sì, vorrei uno Human Patty, per favore. Siediti, te lo porterò quando è pronto. Allora, un ingegnere si siederebbe ovviamente di fianco al pesce con le mani che urla. Evidentemente il nostro amico non vuole aiutarci, d'accordo. Posso sedermi di fianco a te, tipo qui? È un problema? No, vero. Ma se io gli vado da dietro, no? Ragazzi, è meraviglioso. Solo per questo il gioco merita un 10. Vabbè, dai. Tu sarai la mia nuova suoneria del cellulare, ragazzi. Allora, sediamoci e aspettiamo il nostro Human Pup. Quello era Patrick versione Stella Marina a setta di sangue, giusto? Per favore, sir, si sieda. Il suo hamburger è quasi pronto. Oddio, il nostro amico, ragazzi, si è addormentato. È una presa? Presa in bolognese vuol dire, è uno scherzo. Premi E per interagire. Allora, è stato il mio migliore amico fino a questo momento. Si è addormentato sul suo ketchup. Sembra divertente, dovrei provarci. Cioè, si è addormentato sul suo ketchup? Ma scusa un attimo, ma questo siamo sicuri che sia ketchup? È viola, vabbè, nel dubbio. E scusa, ma il mio Human Patty quando è pronto? Ecco. Ragazzi, cioè, gli ingegneri sono avanti nel tempo. È quasi pronto. Eravamo a corto di patty, quindi, insomma, ci metteremo un po' di più. C'è un modo per velocizzarlo? Puoi andare nel magazzino a prendere qualche patty. Ma stai attento, è tutto quanto scuro lì sotto. E qualsiasi cosa tu faccia, non andare nella stanza alla fine del corridoio. Cioè, perdonami, io ho appena ordinato un Krabby Patty, o meglio uno Human Patty, e cioè mancano gli ingredienti, devo andare a prendermeli io? Merda, che servizio, tesoro. Ti pagherò il doppio, giuro. Va bene, andiamo a fare noi la qui. Sì, ma... Perdonami, posso uscire, vero?
giustamente non posso uscire. E chi è che mi ha dato una torcia? Cioè, io sono entrato in un ristorante con una torcia. Beh, siamo dei Boy Scout. Ci portiamo sempre dietro, all'interno del nostro coltellino svizzero, una torcia. E non andare nella porta in fondo al corridoio. Io dove li prendo i Krabby Patty, caro? Cioè, dove li prendo? Vabbè, entriamo qua dentro. Ok, l'ultima volta che siamo entrati in un corridoio del genere. Ok, beh, una porta che si chiude da sola, ragazzi, ci piace. Quello era il figlio di Mr. Crab o qualcosa di simile. Ok, premi per entrare giù. Ok, d'accordo, questa è chiusa. E allora lì c'è dell'altro ketchup. Qui dentro ci sono i patti, che sembrano delle pasticche di non vi dico che cosa. Beh, io ne prenderei più di uno, no? Non possiamo, solo una, ragazzi. Quindi adesso devo andare in giro con una pasticca di carne umana, immagino. Allora, io prevedo che se mi affaccio di qua... No. E... è questa, secondo voi, la stanza in cui dovrei entrare? Sì, è sicuramente ketchup. Questa è la stanza in cui inseriscono il ketchup. Ma vedo che io e il protagonista di questo gioco siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Non entrare. Ragazzi, per la scienza! Per la scienza. Dai, per la scienza. Scusate, un ingegnere che ha davanti qualcosa di misterioso non lo apre. Beh, certo. Ragazzi, non possiamo. È stata una pessima idea. È stata una pessima idea. Bene, in questo modo siamo venuti a conoscenza del tasto per la corsa. Allora, grazie ai nostri poteri da ingegnere, oltre ad aver perso la notte, che era passata insonne anche questa volta, abbiamo lo Human Patty e decidiamo volontariamente di stare lontani da quella stanza. Quindi ciao. Perfetto, direi che abbiamo finito. È stato meraviglioso. Abbiamo perso 8 anni di vita. Patrick, io comprendo benissimo che tu voglia entrare, però non mi sembra il miglior modo sbattere la testa sulla porta. Hai le mani, perché non apri la porta? Ragazzi, Patrick ha perso gli occhi e anche la testa, probabilmente. E questo è il mio patty che dovresti cucinare, grazie. Wow, sei riuscito a ottenere un patty dal magazzino maledetto, ottimo lavoro. Ora vai dentro alla cucina e cucinalo. Cioè, non solo devo prendere gli ingredienti, ma devo anche cucinarli da solo. Vabbè, ragazzi, d'accordo. Perdonatemi, ma vorrei controllare qui il ketchup. Ah, possiamo... Perché c'è del ketchup sul terreno? Qualcuno deve pulire questa roba. Oh, ah, il pesce è andato in bagno, ragazzi. Lo sentite? Qualcuno che respira. Ok, direi che qui abbiamo finito. Qui c'è un bug, posso mettermi a fare o no? Devo andare di là. Va bene. Cioè, mi tocca lavorare ancora di più di quello che lavoro di solito, maledizione. Allora, questa è la famosa griglia dove SpongeBob fa i patti. Cavolo, è uguale all'anime. Possiamo definire SpongeBob un anime, sì, dai. Devo mettere i patti sulla griglia. Beh, giustamente, non sappiamo cucinare, ragazzi. Gli anni di ingegneria mi hanno insegnato a fare una cosa, a cucinare. Io... adesso? Giustamente, il pane tostato. Kitchen Simulator and Fire Kitchen, ragazzi. Confermato? Allora, ragazzi, 5000 like per and Fire Kitchen. Guardate, ho anche qui la patatina più piccante del mondo. Piccolo spoiler. 5000 like, però non la mangio io, giuro. Allora, il nostro patty è pronto. È un po' bruciato, però... insomma, direi che... sì, ma mancano i pomodori, manca l'insalata. Cioè, questo panino è tipo fatto di ketchup e basta, in poche parole. Lì c'è ancora... Va bene. Posso mangiarmelo? Scusa, cosa me ne faccio del panino? Dove dovrei metterlo? Allora, adesso abbiamo il panino. E ok. Però dove lo mettiamo? Tesoro, io non te lo pago, eh.
No, non te lo pago. Lo vuoi tu, Patrick? Vuoi un panino? No, non so che farmene del panino, tesoro. Siediti e mangiati il tuo patty. Ah, va bene. Cioè, ho bisogno del suo consenso per mangiare. L'ho cucinato io. Premi E per mangiare. Allora, il modo migliore per mangiare questo panino è guardare Patrick che sbatte la testa contro il vetro e goderci la scena in questo modo. Premi spazio per alzarti. Lo Human Patty sapeva come le unghie di mia nonna. Ma scusa, come faccio a sapere qual era il gusto delle unghie di mia nonna? Che schifo. Sono $78.99? Ma è il prezzo di un gioco della PS5, caro. Non ce li ho io $78. E infatti, cosa? È salito il prezzo. $87.99. Beh, certo. Perché è così costoso? Deve esserci un errore. Ho ordinato semplicemente uno Human Patty. $98.99. Qui, ragazzi, siamo in un ristorante che cerca di scammarci. Guarda che sono un ingegnere, cioè, non cercare di fottermi. Ok, ho $100. Ah, non ho $100 nel mio portafoglio. Ne sono 35. Quindi mi stai dicendo che non hai soldi per gli Human Patty con te? Sì, cioè, volevo dire, ho dei soldi a casa. Vado a casa, te li prendo e te li porto, tesoro, giuro. Stai dicendo che non hai soldi per lo Human Patty in questo momento? Cavolo, è arrabbiato Squiddy. Squiddy Tarocco. No, non ho $100 con me in questo momento. No. Mi hanno rinchiuso in una in una galera? No, ragazzi, non in una galera. Cosa dovrebbe essere questo? Questo è plankton. Allora, prima di interagire con quell'affare, io mi guardo un po' attorno. Ecco, cosa c'è? Due palle. Non sembrano utili. Beh, adesso decido io se sono utili due palle oppure no. Delle scatole. Non credo siano utili. Allora, se io fossi Kira in questo momento, con le mie capacità di deduzione, sarei già uscito dalla cella. Però questo personaggio sembra sciocco. T.U.O. Pesce, stella, quadrato, cerchio. Ragazzi, questo è palesemente un foreshadow di Squid Game. Ah, ci sono dei pesci, c'è una stella. Beh, dovremmo contare la roba. E tu, tesoro, cosa mi racconti? Per quale motivo sei qui dentro? Ti ho fatto io con un programma di animazione 3D. Ehi, stai bene? Perché sei rinchiuso in una gabbia? Stavo cercando di rubare la formula segreta, ma ho fallito. E Mr. Crab mi ha inserito in questa scatola. Come sei rimasto rinchiuso in questa stanza? Hai provato a rubare la formula segreta? No, lo Human Patty era troppo costoso e non avevo abbastanza soldi per pagarlo. Oh, Mr. Crab è veramente un bastardo. Ah, beh, nessun problema. Cercherò di salvarti da questa scatola. O meglio, da questa gabbia. Non provarci. Mr. Crab ha bloccato questa gabbia e ha mangiato la chiave. Ma buona fortuna comunque. Cioè sì, ha mangiato la chiave. Cioè quindi dovrei andare a cercare quel granchio che ha cercato di uccidermi. Va bene, allora, contiamo i pesci. Quanti pesci ci sono qua? 3. Quindi sono, è un keypad. Ah, T. 1, 2, 3. Quante stelle ci sono? Una. Quindi Y. Quanti quadrati ci sono? Quadrati, cioè scatole. Sono 3 o 4? 4 direi. Sono gli stessi oggetti, quindi direi 4. 1, 2, 3, 4. E cerchi, direi palle 2. Mamma mia, ragazzi, un vero ingegnere. Pronti a uscire dalla gabbia? Kira vince ancora. Porca vacca, Kira non ha avuto le abilità di deduzione. Quanti pesci sono? 3. 1, 2, 3. Nessuno altri di pesci? Ah, mannaggia, c'era una stella marina qui, non l'avevo vista. Niente, ragazzi, Kira ha fallito. Ancora niente. 4. Forse come scatola conta anche questa. Quindi probabilmente sono 5. Contava anche quella. Va bene, d'accordo. Dove ci troviamo? Ah. Ok. Io non so se è una buona idea. Ok. Cerchiamo di uscire? O almeno proviamoci. Allora, qui ci sono tutti quanti gli oggetti. Ma se io fossi intelligente... Ma va a cagare. Cagare, va. Ok, ho un'arma.
E con quest'arma cosa posso farci? Posso colpire il granchio, a logica. Io non so se fossi il gioco o... Non lo so, non lo so. Vabbè. Ragazzi, per la scienza, andiamo. Ok, questo è chiuso. Posso scassinarlo? No. Merda, adesso vado su dal proprietario con questo, cos'è, un piede di porco e glielo vendo. Glielo vendo, non siamo persone violente. Per $100. Ah. Credo che questa non sia una buona idea. Va bene che abbiamo idea! Non abbiamo modo di... E direi che l'unica cosa che possiamo fare è tornare qui dentro e aprire la cassa di coso. Ma siamo dei geni, ragazzi. Ti ho liberato. Dimmi che sei mio amico, ti prego. Grazie di avermi salvato. Cerchiamo un posto per uscire. Cioè, un modo per uscire. Mamma mia, RPG, ragazzi. Mi sento come in Pokémon. Giallo, con Pikachu che mi segue. O su Final Fantasy. Quelli vecchi. Quando ancora il tuo party ti seguiva e non si compenetrava. Voglio sentirmi un po' un prigioniero. Posso entrare nella scatola? No. Però, caro, se mi guardi così, mi passa un po' la voglia di essere tuo amico, sinceramente. Va bene, usciamo! Io, tesoro, eviterei la stanza con il teschio. Che ne dici? È una buona idea? Sì. È d'accordo con me, ragazzi. Fidatevi, è d'accordo con me. E va bene. Allora, a questo punto direi di uscire. Direi di andare qui dentro. Plankton, usa la testa per aprire. Plankton, usa tuono shock. Plankton? Perché mi guarda con questi occhi? Va bene, Plankton non è riuscito ad aiutarci. Plankton, ci resta solo una cosa da fare. Allora, ascoltami. Tu attiri Mr. Crab, io lo colpisco con la mazza. Ci stai? Ok, ci sta, ragazzi, ci sta. Plankton ci sta. Allora, direi che possiamo procedere con il piano. Hai capito il piano, tesoro? Lo ha capito. Lo ha capito! Siamo pronti! Allora, io apro la porta e tu lo distrai. Vai. Ah. Giustamente la porta non può essere aperta se noi abbiamo il piede di porco in mano. Beh, mi sembra un'ottima idea. Per fare in modo che il piano riesca, l'oggetto va riposto al suo posto. Scusa, chi sono io per ottenere un'arma con la quale difendermi? Vabbè, c'è Plankton che ci proteggerà. Plankton, è il tuo momento. Vai, vai Plankton. Plankton, porca vacca. Vai. Plankton. Ho capito, stai dietro. Andiamo. È incredibile. Sembra non esserci nessuno. Allora, gli anni di esperienza su Resident Evil mi hanno detto di controllare accuratamente dietro agli angoli. Pare non esserci niente. Qui cosa c'è? Nulla. Ok, d'accordo. Plankton, senti, so che hai paura, però per favore seguimi. Sei ridicolo. È inutile, fatelo dire. Sei inutile. Plankton, ragazzi, non ci segue. Va bene. Una password? Qual è la password di Mr. Crab, ragazzi? Ma che diavolo ne so. Va bene, alla ricerca della password di Mr. Crab. Plankton è risparito, mi era venuto un colpo. Seguimi. Dobbiamo cercare la password di Mr. Crab. Ma scusate, ma chi è che ha aperto questa porta? Vabbè, nel dubbio. Ma scusami, Plankton, ma se tu hai la capacità di passare attraverso i muri, perché non entri dentro la cassaforte e tiri fuori la chiave? Brutto sciocco che non sei altro. Entriamo sul computer. Ok, questo è il miglior gioco della mia vita. Questo è ufficialmente il miglior gioco della mia vita. Allora, CM... Clicca questo link per ottenere card gratuite. www.youtube.com/xnotrickroll. No, no, non è Rickroll, vero? Lo sapevo. Geniale. Semplicemente geniale. Sì, ok, però adesso... 8? C'è il codice! 8-9? Oh! Oh! 5! 0? 8? E 9? A posto? Però...
basta. Ma scusa, ma volevo provare le altre icone, ragazzi. No, dai, che scatole. Volevo provare le altre. Plankton, sei felice? Abbiamo la password. Andiamo a metterla. 0 8, vediamo se... E se mi avesse trollato? Oh my god. Finally, after all these years, I'm about to find out what makes the Krabby Patty taste so good. Cosa? Ma che diavolo! Corro! Va bene! Ok, no, brutta idea! Ah, porca puttana! Oh, uno spalto gigante! Oh, porca vacca! Cos'è? Oh mio Dio! Oh mio Dio! L'ho perso di vista, ragazzi! Dov'è? Oddio! Siamo diventati il cibo? Era questo l'ingrediente segreto? Oh mio Dio! Alt QGZOP per uscire dal gioco. Mi prendi per il culo? Oh mio Dio. Alt QGZOP. Non sei sicuro di voler uscire dal gioco? È negato, quindi no. Quindi non sei sicuro che sei sicuro? Ragazzi, che cosa sono questi? I test di ingresso di ingegneria informatica? Sì. Con no intendevi no? Ok, d'accordo, ti faccio un'ultima domanda. Ti è piaciuto questo gioco? Sì. Ed è finito? Ragazzi, non possiamo concludere così. Vogliamo guardare i segreti. Funziona così. Allora, esplorazione del computer. Allora, ci abbiamo fatto un video su Windows 98. Siamo bravissimi. Allora, andiamo. No. Skip. 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 No, Start. Qui ragazzi mi sa che siamo obbligati. E quindi il computer non aveva ulteriori segreti. Allora, proviamo a vedere che succede se SpongeBob ci uccide. Proviamo. SpongeBob, vieni a me! Brutta idea. Devo cercare delle porte segrete, ragazzi. È questa. Scusate, non dovevo farlo. Ok, ce l'abbiamo. Dobbiamo essere veloci. Dobbiamo essere veloci. Andiamo. Allora, vediamo. Thank you.
A 5.000 like vi porto l'episodio con Shrek, perché abbiamo comprato anche quello. Bellissimo, ragazzi, il finale perfetto, il finale perfetto.